pomeriggio, nessun candidato ci deve piovere dall'alto, questo lo slogan scelto dal Comitato per le primarie a Taranto, che questa mattina ha presentato ufficialmente i risultati definitivi della raccolta popolare delle firme fra i cittadini. Il documento passerà poi al vaglio del tavolo allargato del centro-sinistra. Sentiamo allora quali sono i dati emersi. 3.300 firme raccolte per sensibilizzare il centro-sinistra alle primarie. E questo è il risultato raggiunto dal comitato. Un grande coinvolgimento di iscritti, simpatizzanti e militanti. Ecco, facciamo il punto e vediamo, c'è futuro per le primarie a Taranto? Allora, come ben hai detto tu, in poco tempo, ricordo che dal 21 ottobre, quando abbiamo fatto già la prima richiesta per i vari banchetti cittadini, fino al 27 di novembre abbiamo raccolto quelle 3.300 firme. Ma come anche hai detto tu, bene, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini è stato di un entusiasmo, perché ogni tanto vogliono partecipare, dico, e ben venga, perché contro l'astensionismo ci si preoccupa tutti, però quando la gente vuole partecipare qualcuno nicchia e non li vuole far partecipare. Quindi noi abbiamo interrotto, diciamo, questo impegno che ci prefiggiamo di continuare in attesa appena diranno la data delle primarie, perché questo è il nostro obiettivo. È stato raggiunto un primo passo, il tavolo del centro-sinistra porterà diciamo, nell'incontro che ci si darà domani alle forze politiche, dei partiti nazionali e qualche movimento che è al governo, sia cittadino che regionale, porterà questa proposta. Le primarie sono volute dal Nuovo Ulivo, dal movimento e dal comitato che tanto si è attivato perché questo obiettivo si raggiungesse. Un comitato trasversale costituito da varie forze politiche di centrosinistra, ma negli ultimi tempi, almeno così sembrano gli umori, il PD sembrerebbe rallentare un po' sulle primarie. Veramente non mi sembra che abbia rallentato il PD. Il PD ha fatto il suo lavoro come partito maggioritario di un centrosinistra, si è attivato per fare un tavolo dove si sono sedute anche altre forze del centrosinistra. E per quanto riguarda quello che tu chiedevi, se ci sarà un coinvolgimento, il coinvolgimento avverrà successivamente anche ad altre forze e movimenti trasversali che tu dicevi, ma sempre che si configurano nell'area di centrosinistra, quantomeno che accettino un programma, perché le primarie non si fanno soltanto sulle persone fisiche, ma si fanno attraverso un programma che questi candidati proporranno. Consigliere Mignogna, il sindaco Stefano ha più volte ribadito il suo no secco alle primarie, ma al tavolo del centro-sinistra allargato è stato invitato anche SDS. Appunto, motivandolo come forza di governo. Non è una provocazione? Ma noi accettiamo tutte le proposte, a questo punto pazientemente aspettiamo che si esprimano, perché quale migliore banco di prova per chi sostiene di aver lavorato bene, di aver amministrato ottimamente, di avere il consenso cittadino, quello di confrontarsi sulle primarie, sarebbe proprio la conferma e quindi sarebbe vincente, e tutto in quel caso il centrosinistra si compatterebbe a votarlo. Diversamente, se o non accetta le primarie o si fa fuori, è lui che non si configura più nel centrosinistra e poi deve dire ai cittadini da che parte sta. Noi siamo con la gente. Il prefetto di Taranto Carmela Pagano concluderà il suo mandato in Terra Ionica il prossimo 9 gennaio per andare a ricoprire un identico incarico nella città di Caserta. Questa mattina la cerimonia di commiato alla presenza di autorità civili e militari. Sono trascorsi 2 anni dall'insediamento a Taranto del prefetto, la dottoressa Carmela Pagano, e ora termina l'incarico ricoperto. È il momento di fare un bilancio. Dottoressa Pagano, come ha trovato Taranto e come la lascia? Ma certamente in 2 anni modifiche molto sostanziali di un territorio non ce ne possono essere. Devo dire che io Taranto, quando sono arrivata e approfondendo attraverso i miei contatti la situazione locale, ne ho ricavato un'impressione di molta maggiore solidità di quello che pensassi. Cioè ho riscontrato che Taranto è una città che ha dei forti fondamentali, se così mi posso esprimere, però dei punti di forza. Certamente c'è quello che si riscontra, ma che gli stessi tarantini
sottolineano in ogni circostanza, si riscontra magari una scarsa capacità di lavorare, di fare massa su determinati obiettivi. Troppe divisioni, troppi particolarismi. Probabilmente questa è una caratteristica, ecco, di questo territorio, perché ripeto, gli stessi tarantini se lo mettono subito in conto. Però su questo secondo me si può lavorare, si può e si deve lavorare, perché i tempi attuali, che a livello generale, nazionale e internazionale sono sicuramente di maggiore crisi rispetto a 2 anni fa, impongono veramente di non poter trascurare ogni sforzo per uno sviluppo di questo territorio. La coscienza sociale dei tarantini risponde, collabora con le istituzioni? Ripeto, io trovo che Taranto è una città che è fornita di un formidabile senso dello Stato, anche perché lo Stato qui è stato sempre presente. Certamente una cosa è l'affermazione in linea teorica e l'atteggiamento di professare questo rispetto per le istituzioni, altra cosa è lavorare a fondo per andare in questa direzione concretamente. Su questo certo c'è da lavorare, ma c'è da lavorare un po' dovunque su questo. La coesione nazionale non a caso è un bene e un valore su cui viene richiamata l'attenzione di tutti in questo momento. E torno a sprendere il sereno intanto sul futuro dei lavoratori della residenza sanitaria assistenziale di Torricella. Grazie ad un accordo tra ASL, amministratori regionali e locali, si allontana lo spettro del licenziamento per il personale. Una buona nuova anche per i 60 anziani che fruiscono dei servizi offerti dalla struttura. Nessun commento invece da parte del consorzio San Raffaele. Il punto della situazione. Torna a splendere il sereno sul futuro dei 60 anziani e dei tanti lavoratori e relative famiglie della residenza sanitaria assistenziale di Torricella. È stato allontanato definitivamente lo spettro del licenziamento per il personale e quello della riconsegna alle famiglie per gli anziani. Questa buona nuova è il risultato della sinergia tra istituzioni, più in particolare di un incontro che si è tenuto nella sede della ASL di Taranto, al quale hanno partecipato gli amministratori locali e i vertici dell'azienda sanitaria locale, nonché il consigliere regionale Arnaldo Sala, che nei giorni scorsi era intervenuto nella questione. Per l'ASL presenti il direttore generale Fabrizio Scattaglia, il direttore amministrativo Paolo Quarato, il direttore sanitario Filomena Maria Leone, il responsabile del servizio sociosanitario Antonio Ursi, mentre per il comune di Torricella sono intervenuti il sindaco Emidio De Pascale e l'assessore al ramo alle politiche sociali Angelo Santo Caputo. Ma andiamo alla buona nuova. A breve il Consorzio San Raffaele riceverà una proroga per la gestione della RSA Torricella, che coprirà il servizio fino al 30 giugno prossimo e comunque fino all'espletamento del nuovo bando per la gestione della struttura. La convenzione in base alla quale il Consorzio San Raffaele gestisce la RSA scade infatti il prossimo 25 gennaio e, in assenza di una nota ufficiale per una proroga, nei giorni scorsi l'azienda comunicò la cessazione dell'attività con la riconsegna degli anziani e parenti e la messa in mobilità degli operatori in organico. Il sindaco Emidio De Pascale, al termine dell'incontro, ha voluto ringraziare l'ASL di Taranto per la sensibilità nell'aver accolto in soli 3 giorni la sua richiesta di incontro e soprattutto per la disponibilità dimostrata. Il dottor Scattaglia, ha detto il primo cittadino, non solo ha assicurato una proroga, garantendo così la continuità del servizio della RSA di Torricella, ma ha anche annunciato che nel nuovo bando per l'affidamento della gestione della struttura sarà inserita la clausola sociale, vincolando così l'azienda aggiudicataria all'assunzione del personale attuale. Una notizia che allontana quindi definitivamente lo spettro della disoccupazione. Nella circostanza il consigliere regionale Sala ha sottolineato infine il clima di grande collaborazione e di assoluta sintonia che ha caratterizzato l'incontro, che ha garantito il futuro agli ospiti e ai dipendenti di questa struttura, ricordiamo all'avanguardia, che rappresenta uno dei pilastri del welfare dell'intero versante orientale della provincia ionica. E parliamo ancora di lavoro, perché da qualche giorno ormai i lavoratori ex Miroglio, anche stamattina, si trovano davanti con un sit-in ai cancelli dello stabilimento di Ginosa. Lo scorso 31 dicembre è scaduta infatti la cassa integrazione e lo status quo ha portato gli interessati a chiedersi se debbano considerarsi ancora cassa integrati o forse lavoro Miroglio. Così hanno deciso di timbrare virtualmente il cartellino sostando all'esterno dei cancelli della struttura in attesa di nuove comunicazioni ufficiali
da Roma. Ricordiamo infatti che il prossimo 17 gennaio è in programma nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico un nuovo incontro tra aziende e sindacati per la revoca della procedura della mobilità ed il conseguente prolungamento degli ammortizzatori sociali, fornendo quindi i tempi necessari all'azienda marcolana di rilevare i capannoni e di riassumere gli operai al fine di avviare nuovamente la produzione, così come anticipato nell'incontro che si è tenuto lo scorso 22 di dicembre. Si assiste a Taranto ad una sorta di recrudescenza dei fenomeni criminosi di macro e micro criminalità, diverse rapine proprio negli ultimi giorni, ma quali sono le cause e quali gli argini da porre per fermare in qualche modo questo fenomeno? Noi ne abbiamo parlato con il questore di Taranto, state a sentire. Il dilagare dei fenomeni criminosi c'è alla base certamente una realtà sociale dilaniata. Quali rimedi porre? Allora, io voglio rassicurare tutti, perché ogni qualvolta succede qualche episodio sugli orari di stampa appaiono, cioè non bisogna abbassare la guardia, siamo preoccupati, eccetera. Ecco, qui non abbassa la guardia nessuno. La preoccupazione della cittadinanza è costante anche in noi nel seguire i movimenti della criminalità e in generale le condizioni della sicurezza dell'ordine pubblico a Taranto. Io direi che quando si fanno valutazioni in ordine alla ripresa della criminalità bisogna evitare di farlo immediata conseguenza di fatti criminosi effettivamente dolorosi che sono successi anche recentemente. Signor Questore, comprendiamo e apprezziamo gli sforzi delle forze dell'ordine, però capisce, la gente ha paura perché gli episodi si susseguono. Gli episodi si susseguono ma non sono non in linea con il discorso a carattere nazionale, anche se capisco che ognuno deve guardare alle proprie situazioni. Diciamo che stiamo assistendo in questa fase ad una difficoltà di carattere economico. Molte situazioni, non tutte naturalmente, si determinano per effetto delle condizioni sociali e economiche, ma questo non vuol dire che siano tutte. Tra le altre cause sicuramente l'esaurirsi delle pene che furono comminate all'epoca, all'epoca dei gravi fatti che accaddero. Gli anni 90, per cui adesso per forza di cose ovviamente c'è una volta che la persona ha pagato con la giustizia ovviamente torna in libertà. Chiaramente questo è un ulteriore motivo di attenzione da parte nostra. Ci sono però dei sintomi secondo me positivi, il commissariato al borgo che andrà sempre più potenziandosi, una rivisitazione del piano di controllo del territorio. Io credo che ci siano le premesse perché l'anno nuovo possa farci sperare in meglio. E parliamo di viabilità relativamente alla giornata di domani, quando a Taranto si insedierà il nuovo arcivescovo Monsignor Filippo Santoro. Necessario a questo proposito fare il punto sugli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità. Sarà interdetta la circolazione dalle 14 alle 18 su tutta l'isola, fa sapere attraverso una nota stampa il comandante della Polizia Municipale Mattitecchia. Saranno chiusi al traffico in entrambi i sensi di marcia il ponte girevole ed il ponte di pietra. I bus che porteranno in città i circa 1100 giovani che parteciperanno all'evento, fermeranno alla discesa Vasto per poi parcheggiare nella zona della banchina del Mar Piccolo. I veicoli adibiti invece al trasporto degli ammalati potranno parcheggiare in via Garibaldi. In ogni caso, precisano dal Corpo di Polizia Municipale, l'organizzazione sarà flessibile e quindi potenzialmente modificabile sulla base delle esigenze dettate dall'affluenza di gente. E adesso parliamo di qualità della vita. A questo proposito la città di Taranto si attesta al 79° posto nella graduatoria stilata da Italia Oggi. Tanto per cambiare, indossa la maglia nera il capoluogo ionico nella tradizionale graduatoria di inizio anno sulla qualità della vita del quotidiano economico Italia Oggi. Per Taranto un magro 79° posto, eppure nel contesto regionale il capoluogo e la provincia ionica non sfigurano. Meglio di Taranto riesce a fare solo Bari, che occupa la 72° posizione, Lecce 83°, Foggia 91° e Brindisi addirittura 97°. La prima città per qualità della vita è Trento, l'ultima è Trapani. In mezzo c'è un paese in affanno, alle prese con grandi problemi di viabilità e con sempre meno spazi verdi per i suoi cittadini, e Taranto da questo punto di vista non fa eccezione. Anzi,
Ricordiamo che la classifica di Italia Oggi viene sempre elaborata dall'Università La Sapienza di Roma. Dai dati complessivi della ricerca sulla qualità della vita di Italia Oggi emergono, in netta controtendenza con la situazione media italiana, segnali evidenti in aumento del benessere nelle grandi città. Restano stabili gli aspetti negativi come l'inflazione o il costo degli immobili, ma migliorano quelli positivi come il livello medio dei consumi, il valore aggiunto pro capite, i depositi bancari e la qualità dell'ambiente. I centri urbani si stanno reinventando dunque, e proprio da qui potrebbe ripartire la crescita economica, con premesse diverse rispetto a quelle che hanno consentito il boom degli anni 50 e 60. In primo luogo, un maggior rispetto dell'ambiente e del capitale umano. Tutto questo passa dal superamento del concetto di green economy, legata ad un anticonsumismo datato che ha come conseguenza inevitabile il taglio degli investimenti e dello sviluppo. Ora le città stanno scoprendo la cosiddetta blue economy, capace, grazie all'uso sapiente della tecnologia, di inventare sviluppo sostenibile. Non c'è che sperare nel futuro. La notte di San Silvestro sono stati danneggiati due percometri in città dell'Amat S.p.A. in due punti centrali, uno all'angolo tra via De Cesare e via Anfiteatro, l'altro, lo vedete nella foto, tra via Pitagora e via Mignogna. Sono stati dapprima letteralmente spogliati della copertura di plastica chiusa dal nastro isolante, messa a protezione da eventuali danneggiamenti dovuti ai botti di Capodanno. Poi i vandali li hanno letteralmente spaccati, rendendoli inutilizzabili senza appropriarsi delle monete contenute nelle relative cassettine. In entrambi i casi poi è stata piazzata una bomba carta dentro lo sportellino dal quale viene fuori lo scontrino per la sosta. Nelle ultime ore l'azienda ha denunciato il fatto alla polizia e intanto il presidente Walter Poggi assicura alla collettività ionica l'immediato ripristino del servizio. Confcommercio non è ottimista nelle previsioni degli sconti di fine stagione, parliamo di saldi. Secondo la categoria, quest'anno non si riuscirà ad ottenere la tanto sospirata boccata d'ossigeno utile al comparto, soltanto qualche speranza in più nel settore dell'abbigliamento. Conto alla rovescia per i saldi invernali previsti in Puglia a partire da domani e fino al prossimo 28 febbraio. La data d'inizio della stagione degli acquisti scontati, media del 30%, quest'anno è la stessa per gran parte delle regioni italiane. Grazie a un accordo raggiunto in conferenza stampa regioni, anticipata soltanto la Basilicata e la Sicilia, dove è iniziato già da qualche giorno, il che dovrebbe contenere il fenomeno delle migrazioni di consumatori in regioni limitrofe che anticipano gli sconti. Data anche la crisi, peraltro, consumi, sconti e promozioni imperversano un po' ovunque da settimane e le previsioni per i saldi non sono proprio rose. Se il buongiorno si vede dal mattino, fanno sapere da Confcommercio Puglia, ossia dalle vendite natalizie nella piccola ma ora anche nella grande distribuzione, non c'è da essere ottimisti. I più catastrofisti prevedono nei saldi una flessione delle vendite del 30%. Noi, dice l'associazione di categoria, stimiamo solo un calo del 10% circa, imputabile alla riduzione del potere d'acquisto, conseguenza dei costi di pubblica amministrazione e politica e del ritardo di vere liberalizzazioni che incidono sulle bollette di benzina, acqua, luce e gas o sui pedaggi autostradali. Secondo una stima dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia italiana quest'anno spenderà in media 403 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento e accessori, il 18% del fatturato annuo del settore. Tra i settori del commercio più colpiti dalla crisi e che più possono avvantaggiarsi dei saldi c'è di sicuro l'abbigliamento, ma anche gli alimentari sembra siano diminuiti del 3% nel carrello dei pugliesi. Hanno ottenuto invece prodotti elettronici e telefonia. I saldi non sono una vera e propria panacea, ma possono essere una valvola di sfogo. Aiutano a svuotare i magazzini. Al danno dell'invenduto infatti può aggiungersi la beffa della tassazione prevista dalla legge sulle scorte. L'anno scorso con i saldi i commercianti sono riusciti quantomeno a recuperare i costi. I profitti invece si sono inevitabilmente ridimensionati, circa del 30%, a causa degli sconti accordati ai consumatori. Per il resto c'è da dire che ormai i consumatori hanno imparato a diffidare degli sconti eccessivi. Ora comprano solo al prezzo giusto. Altra regola d'oro: verificare prima dei saldi il prezzo del prodotto per valutare dopo la reale convenienza dello sconto.
E parliamo ancora di commercio, la norma sulle liberalizzazioni, così come congegnata, produce più danni che benefici, per questa ragione che la maggior parte delle regioni sta decidendo di impugnarla, tra queste anche la Puglia. Lo comunica l'assessore allo sviluppo economico e vicepresidente della giunta regionale pugliese, Loredana Capone. Il rischio è, afferma la Capone, che la liberalizzazione totale e selvaggia degli orari e delle aperture ovunque, anche nei piccoli comuni non turistici, sia solo un regalo alla grande distribuzione ed una batosta in realtà per le piccole imprese. C'è la pubblicità, a tra poco.